Non c'è futuro per l'agricoltura, almeno fino a quando Europa e governo non ascolteranno gli imprenditori. È tutto qui il senso della manifestazione di Rovigo, con l'impressionante corteo di trattori. Io vengo da Canaro, in provincia di Rovigo. Situazione com'è? La situazione direi che è quasi drammatica. I nostri bilanci aziendali sono allo stremo, non riusciamo più a far bilancio, vendiamo i nostri prodotti sotto costo. Noi veniamo da Este. E avete delle campagne lì? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola. Preoccupati? Preoccupati molto, perché ormai non facciamo più reddito con le nostre aziende. E nostre aziende che hanno seminativi attorno a 30 ettari non sono più sostenibili. Sono andato a fare un giro in un supermercato della città e vedere quattro pere che costano 4,20 euro e il produttore porta a casa 0,50, 0,60, 0,70 di abate a Ferrara. Io abito in un paesino vicino, non si può. C'è qualcuno che ci sta speculando. Noi produciamo cereali in genere, facciamo i controterzisti e così via. E non vi pagano per quello che sarebbe, siamo, diciamo, il valore giusto? Ecco, siamo pagati poco alle spese del mercato. Noi non è che andiamo al mare in montagna a fare weekend col trattore, andiamo a lavorare. Lavoriamo 16-18 ore al giorno, sono mezzi che consumano dai 20 ai 30 litri ogni ora. Quindi si figuri in una giornata quanto consumano. Io da Lendinara. Preoccupato? Parecchio. Che impresa ha lei? Agricoltura, ovviamente. Ma cosa produce? Cereali, grano duro, tenero e soia. Non riesce più a fare reddito? No, i costi di produzione sono eccessivamente alti e i prezzi calano in continuazione, al contrario di tutto il resto, quindi non ce la facciamo più. E poi lo scontento nei confronti delle associazioni, criticate per non sostenere abbastanza queste manifestazioni. Le nostre associazioni mi sembra che non ci stiano aiutando, quindi dobbiamo fare qualcosa, altrimenti o chiudiamo o facciamo qualcosa noi. E le nostre associazioni dove sono? Non c'è nessuno. Siamo noi delusi anche di questo. Delusi. Siamo poco assistiti, nessuno ci segue. Le nostre associazioni cercano sempre di evitare il discorso per non fare praticamente quasi niente. Dalla provincia di Verona. Anche lei cereali. Cerealicolo, sì. E che futuro c'è? Al momento il futuro non esiste, il futuro vuol dire arrivare sì e no a fine anno. Io ho fatto la pazzia di aprire un'azienda 5 anni fa e adesso mi ritrovo 30 anni con mutui in banca e non riuscire quasi neanche a pagarli.